head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. Ragazzi, dopo un sacco di tempo torno su YouTube e oggi ho deciso di girare un video molto semplice, un po' a portarvi con me questa domenica pomeriggio, perché mi è venuto in mente di registrare che ormai era già pomeriggio, quindi stamattina niente, abbiamo tutti vicino a Bologna a guardare una moto per un amico di Brian e niente, quindi poi probabilmente la prenderò. E poi siamo stati un po' a casa loro, abbiamo preparato il pranzo, infatti una semplice spaghettata al pomodoro con tonno, quindi siamo proprio rilassati, poi caffettino con un dolcetto dentro, super buono. Poi gli ho fatto provare anche una novità di Bulk, ma ancora non mi svelo niente perché mi devono dare l'ok, ma è un nuovo gusto vegan, quindi buonissimo. Vi dico solo che dentro c'è il burro di arachidi, quindi strabuono. Comunque adesso, che è già un po' tardi, prepariamo un dolcetto non tanto fit, un po' più fat, perché Brian vuole essere tutto rigoroso, vuole lo zucchero, vuole l'olio, io invece sto un po' più ristretta con queste cose, mi piacciono lo stesso, a lui no. Quindi facciamo delle ciambelline al cioccolato con fake Smarties. I fake M&M. Li metterò tipo un po' sopra, vediamo cosa viene. Intanto mi sono preparata anche questa tisana qua, molto buona, è di questo marchio che mi ha dato una mia amica, lei non piace, ma piace tantissimo. Anche perché ho preso da Amazon questo stampo qua per fare le ciambelline in forno e ce n'erano tre e uno l'ho portato qui da Brian, quindi andremo a utilizzare questo. C'era un po' troppo impasto per gli stampi, quindi ho messo un tazzettino di vetro, che chissà cosa succederà, con il restante impasto. Adesso circa 20 minuti ci vuole e vediamo poi cosa verrà fuori, vi faccio sapere dopo. Intanto niente, vado un po' a pulire il bagno. Wow, che bella la domenica! In realtà vi dirò, a me piace pulire, mi piace cucinare, pulire, mi rilassa tantissimo. Sono una donna di poche pretese, però andare a una spa sicuramente è anche quello molto rilassante. Aiuto, sono già esplosi! Ci hanno messo pochissimo! In realtà ho messo troppo impasto dentro delle formine, quindi ci sta. Guardate anche questo! Comunque Brian ha comprato tutti questi LED da mettere tutti intorno. A parte di che c'è un buco. Tutto qua e cambiano anche il colore, adesso vi faccio vedere. E poi ha dipinto anche questo armadio, che prima qua era di un azzurrino brutto, adesso l'ha fatto tutto un po' nero. Poi abbiamo attaccato questo specchio, che erano dei rimasugli dal bar che aveva, e tutto attaccato con la colla, credo, non lo so. Vi faccio vedere i colori. Questo è il telecomando, questa è una bottiglia. E qui abbiamo tutta la selezione di colori, tipo faccio così, e non si cambia niente. Devo fare così. Ecco, verde, rosso, e poi c'è anche la gradazione di intensità. Boh. Questo era quello blu. E poi si possono mettere tipo anche cose lampeggianti, tipo discoteca. Ecco, qualcosa del genere. Beh, la cottura è perfetta. Insieme ai sofficini faccio una bella insalatona. Boom.
pomodori, quindi insalata iceberg e carote. Sofficini pronti, adesso vediamo un po' i gusti. Beh, so già i gusti, però vabbè. Vediamo quanto sono filanti. Insalatone pronte. E poi guardiamo, continuiamo a vedere questa serie TV. Non so se l'abbiate mai vista. Sono 3 stagioni, noi siamo alla seconda. Ci sta, è abbastanza complicata perché tratta di viaggi nel tempo. Ops, forse uno spoiler, vabbè. E niente, ci piace molto. Andiamo a vedere quanto sono filanti questi sofficini. Dovete sapere che i sofficini sono il mio cibo preferito da quando sono bambina. Li volevo sempre e se me li facevano al forno mi incazzavo. Li volevo sempre fritti. Adesso invece forse sono un po' invecchiata, al forno mi piacciono molto. Più che altro non c'ho voglia di... non avevo voglia di friggere per poi buttare l'olio nelle bottiglie e poi... Forno.